new best friend. Ignorance is your new best friend. Bentornati ragazzi, qua è Leon Ignorant FIFA e siamo qui con il quarto episodio dei nostri Zlatan Missions. Quindi siamo rimasti con la stessa squadra all'inizio dello scorso episodio, perché lo scorso non è andato molto bene, abbiamo perso addirittura due partite con un po' di sfortuna. Però ci mancano 5 gol da segnare con Ibra, 2 punizioni, entrare con la palla in porta, prendere un 10, non so se è possibile, magari lo abbasso il voto perché fare altri 2 skill goal e 7 long shot, che sono tanti. E se ce la facciamo a fare gol di tacco, tanto di guadagnato. Siamo in divisione 9, ci mancano ancora 7 partite, bastano 4 vittorie per arrivare a vincere il titolo di questa divisione, quindi nonostante le 2 sconfitte siamo ancora abbastanza tranquilli, abbiamo ancora margine. Qua il nostro primo avversario è una brasiliana con qualche argento, qualche bronzo. Interessante come squadra, però possiamo batterla, eh. Buono Ibra, vai così. Come non è fallo, arbitro? No, perché non prendete la palla, ci passate davanti? Oh, ma chi è questo? Dai, non può fare tutta sta roba un bronzino, su. Vai Ibra, ottimo, vai, tira, grande Ibra, vai così, 16° gol per lui in questa serie. E andiamo in vantaggio, 1-0 quantomeno. Buono Ibra. Vai ancora, il tiro da fuori, sempre parata. Buono, fallo, buono, abbiamo una punizione da lì. Dai, 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 a superare la barriera. Dai, ma prendetela la palla, ma vi siete fatti infinocchiare da uno schifo di giocatore. Prendetela. Vai Ibra. Oddio, traversa. Finito il primo tempo anche, tra l'altro. Vabbè. Che palle però, meno male ho sbagliato. Certo, anch'io decido di registrare appena svegliato. È logico che succeda questo. Vai Ibra, ottimo così. E fa così, è un long shot. Mi piacerebbe dire anche che è uno skill goal, ma ho fatto solo una finta di tiro e non basta. E un doppio passo, ma niente, una finta di tiro, semplice, semplice, non basta. Vai Ibra ancora da fuori, Ibra, non va. Finisce qua la partita sul 2-1, siamo comunque riusciti a fare 2 gol con Ibra, di cui uno un long shot. Quindi vabbè, ci accontentiamo, quantomeno abbiamo vinto sta partita, nonostante io sia ancora a letto. Bene, proseguiamo, sempre la stessa squadra, verso la prossima partita, la seconda di questo episodio. 9,2 di Ibra, ma è tanto ormai il 10, non me l'aspetto. Volevo approfittarne per ringraziare il grafico, ovvero LP, che ha fatto le copertine, insomma, nonostante questo periodo difficile su Foot Italia, non so se sapete qualcosa, comunque andate a vedere i video. Comunque lo ringrazio vivamente per le copertine che sta facendo, che sono spettacolari, mi piacciono veramente tanto. Quindi grazie LP. Vai. Buono. Buono ancora il tiro. E questo è rigore. E questo è rigore. È anche uno skill rigore, chiamiamolo così adesso, perché ho fatto un paio di skill prima di procurarmi il rigore. Quindi Ibra, non fallire. Ibra a destra, la piazza. E c'è l'1-0 ed è uno skill goal. Vai Demir! Oh, mamma mia, che gol stava per fare Demir! Ancora la palla rimane lì, pericolosa, invece no. No, ma che è sto lag? Ma perché la gente deve far laggare le partite per vincerle? Ah, non ci capisco niente con questo lag, dai, ma che palle! Ma che senso ha far laggare le partite per andarle a vincere? Dai, ma è brutto giocare così, è veramente brutto. Boh, 1-1 fino al primo tempo, ma che schifo già così, io proprio non ci trovo gusto. Buono così Ibra, dai! Dai così, va bene così, dai, 2-1, gol di Celik se non sbaglio. Eh sì, proprio Celik che ci salva, almeno in questo. Vai tutto dritto per dritto con Walcott, sei bravissimo. Dai, ma non è rigore, ho preso la palla! Dai, ho preso la palla, e dopo il giocatore, ma ho preso prima la palla. Io mi ero buttato lì, però, vabbè, portiere dorme. Boh, devo giocare a caso io. Boh, a sentimento. Vai Ibra! Deviato. Non so che giocatore ho. Vai, rigore, vai, ma vaffanculo, dai. Ma su, ma non so quale giocatore ho perché pigio i tasti e vedo la reazione 6 secondi dopo. Come faccio a saperlo? E vabbè, dai, sei bravo. Ma smetti di vibrare!
Perché sta vibrando? Smettila! Vai Ibra! Vai! Vabbè. C'è verso. Ma vaffanculo. Ma poi in divisione 9. In divisione 9 sta gente che usa il lag per mamma. Che schifo, che schifo. Dai, andiamo alla terza partita e meglio. E vi rendete conto in divisione... In divisione 9 ne ho persi 3 su 5. Cioè che gente c'è in divisione 9? Ma non forte, proprio pezzi di mota. Ecco qui l'ultimo avversario, sono andato di rotazione 100 d'intesa. Ha una Bundesliga con Subotic, fa caso. Probabilmente ha trovato in un pacchetto perché gli altri sono tutti giocatori che costano veramente poco. Buono Ibra, vai così e c'è il 19esimo gol al quarto minuto. Un po' di fortuna perché lì voleva fare una finta di tiro col giocatore che ha tirato naturalmente, perché le finte di tiro questo qui non le sa fare. La palla è arrivata a Ibra e se l'è spostata sul destro, l'ha appoggiata in rete e va bene, dai. Vai Ibra, il tiro troppo debole, anche se il portiere la stoppa un po' malamente. Ancora Ibra da fuori e ancora Farman. Vai Ibra, vai Ibra così. E va bene, no, a parte che vabbè eri in fuorigioco, ma non puoi sbagliare da lì, no, è veramente illegale. Buono così, vai, vai Ibra per lo skill goal, ed è il quarto skill goal di Ibra, così sblocchiamo finalmente un giocatore, grazie, grazie, grazie signore, grazie. Dopo 14 episodi, finalmente, Ibra può avere un nuovo compagno di squadra, più scarso di quelli di prima, ma vabbè. Ibra! Ah, tra l'altro non solo quello, abbiamo fatto anche il 20esimo gol, quindi sono due obiettivi sbloccati, ottimo. Aiuto, aiuto. Vabbè, impossibile, impossibile. Fare gol da lì è impossibile tirando in quel modo, ma il nostro portiere riesce a far diventare l'impossibile possibile. Che bravo, che bravo, che mani bucate di portiere. Infatti sarà lui uno dei due cambi, oltre probabilmente all'altro esterno. Vai Ibra da fermo, traversa. Diceva il primo tempo sul 2-1. Unico tiro che ha fatto, gol naturalmente, come sempre. Vabbè, questo è gol. E questo è gol, meno male, recupero alla fine. No, non so se notate il portiere cosa ha fatto. Oh mio Dio, sto portiere, no, rigore? No, non ci credo. Basta. Basta, ma che cazzo, che gioco a fare? Che gioco? Come fa a essere rigore? Vabbè, mai che ne pari uno, mai. Dai su, dai. Hai anche il coraggio di rivedertelo. Dopo che, dopo come l'hai preso. Eccolo, eccolo, porco. Non male non avete sentito niente di quello che ho detto. È possibile che le statistiche siano sempre 20 tiri io, un tiro lui a fine primo tempo e poi la perda? Vai Ibra, ma che, ma questi li fanno sempre coi piedi, li parano. Ma che è sta storia? Vai, vai Celik. Ma che Celik, ma quale Celik gol? Gol, non so come, gol di Ibra. Non è il vero gol. Cioè non lo so, perché magari un frame dopo la palla entra. Però non, qui non è gol. Sì, poi la palla dopo entra. Dopo entra la palla, è che questo sistema è fatto a cavolo, perché fa vedere il momento dove tocca la linea, non so. E finisce qua la partita, 3-3, quantomeno punto va bene, perché ci mancavano mi pare 7 punti per vincere il titolo, quindi con questo poi ci basteranno 2 vittorie. Questo episodio è stato comunque disastroso quanto quello precedente, perché abbiamo fatto qui 4 punti, nello scorso 3, quindi più o meno, oggi è bua fa pari. Bene, quantomeno siamo riusciti a sbloccare 2 giocatori. Che non farò scegliere a voi perché saranno il portiere, perché ho bisogno di un portiere più forte in porta. Questo qui fa veramente rigozzare. E poi l'esterno destro, Larsson, che vi avevo detto un paio di episodi fa. Inoltre volevo lasciare come scelta sempre le solite 3 squadre. Continuate a votarle. Numero 1, numero 2, numero 3. Io spero che comunque abbiate apprezzato il video. Vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.